Allora, secondo sistema di controllo anti-imbroglio per i sensori wireless, quindi sistema anti-cheat. Allora, noi sappiamo che è possibile dal menu di configurazione gioco all'interno dell'AMPEC disabilitare la funzione del tasto accensione. Quindi andando nel menu configura gioco e mettendo in off il tasto accensione, il tasto dell'AMPEC si blocca. Quindi ogni volta che io accendo l'AMPEC andrà automaticamente in blocco, quindi in fine gioco. E ci sarà bisogno della numero 1 per poter abilitare la partenza dell'AMPEC. Allora, questa stessa operazione può essere fatta anche per il trasmettitore, quindi del sistema sensori wireless. Allora, partiamo da un sistema di trasmissione in cui non è stato disabilitato il tasto accensione, quindi io posso accendere liberamente il trasmettitore. La funzione apri la partita, inizia il gioco, darò inizio il gioco e quindi la partenza dell'AMP, quindi abiliterò l'AMP e cala giocata. Questa stessa operazione quindi può essere fatta anche per il trasmettitore, quindi fate in modo che spegnendo e accendendo il trasmettitore non parte. Per poter fare questa operazione non devo fare altro che, tenendo premuto il tasto al di sotto della finestrella dei sensori, inviare un comando di inizio gioco. Vedremo a quel punto la segnalazione di ricezione di questo tipo di segnale con 3 lampeggi. A questo punto, quando io accenderò il trasmettitore, vedremo che comincerà a lampeggiare, indicando che in effetti il trasmettitore non è partito, ma anzi invierà dei segnali di fine gioco all'AMPEC. Quindi ci sarà per forza bisogno della numero 1 con la funzione abita partita inizia gioco per poter far partire sia il trasmettitore che l'AMPEC. Quindi a questo punto, se io accendo l'AMPEC, quindi avremo blocco sul trasmettitore, blocco sull'AMPEC, quindi il ricevitore, la funzione inizia gioco abiliterà sia il trasmettitore che il ricevitore del sistema di wireless. Ok? In più, nel caso in cui io spengo e riaccendo, il trasmettitore quindi ripartirà con il lampeggio e manderà automaticamente l'AMPEC in modalità fine gioco. Quindi sul display apparirà fine gioco e il fucile non è utilizzabile. Come si elimina a questo punto la modalità del tasto accensione, quindi la riabilitare la funzione del tasto accensione? Così come abbiamo abilitato, possiamo disabilitarlo. Quindi accendiamo il circuito e inviamo la funzione inizia gioco. I 3 lampeggi confermeranno quindi l'avvenuta ricezione. Spegnendo e riaccendendo, il trasmettitore adesso ha riabilitato il tasto accensione, quindi non avremo più bisogno della numero 1 per poter accendere il sistema, quindi trasmissione wireless.